abbracciati, se tutta vita mia io senza te non cambano minuto. È una passione antica, pa me e pa te, più forte manca te ne sai perché si bella. Stasera con Gaetano Talese, un volto storico della festa dei Cigli, un paranzaro affermato che per tanti anni ha condotto la sua paranza all'interno della festa e che ha certamente lasciato un marchio indelebile all'interno della festa di oggi. Un protagonista sicuramente assoluto di almeno un trentennio della nostra millenaria festa. Ringrazio quindi Gaetano per la disponibilità e per essere qui stasera. La prima domanda che volevo farle era: come, quando, in che maniera è nata la paranza? E quando e come, da cosa ha pensato di fare la paranza? Come mai con me? Nel 1977 era paranza prima vez. Poi nel 1982 è successo la paranza, la società paranza. Paranza Talese, nel 1980, il primo anno che ci giocavano. E se ho figlio, ho ucciso una coppa via San Paolo e Bersì. Ho usato, che io ho fatto tutto così, non ce la facevo, i figli miei erano piccoli. Allora che poi ho detto, ma come faccio? Ma ho detto, l'altro ho detto che è bar. Fuori mano a partire con 13 luci, non ce la faccio. Comunque ci si dice, perché il bar non so cosa morire. È una cosa bella che fumo, perché tutto quanto ho preso, che stava facendo, si attacca nel bar. E la mattina, quando fui la mattina, il 9 è 05, il 10 manca il 4, non è mesaglia, non ci si manca un mesaglia, o comunque si è chiuso, non si manca un poco per tutto. Che guai ci ho fatto, ma aspetta, aspettare un po'. Sarà aperto comunque subito per essere la gente, no, però è così che ha perso si taglia. E fu una bella cosa, tipo, ma la cosa importante, ma tutti quanti da crepare, non so cosa per dire. È vero, sei stato ma innovatore. Ma non solo a noi, tutti i paesi non so cosa per dire. Sei stato perché innovatore. Si fa sempre un servizio più mezzo. Ti ha più tempo a disposizione. Che l'epoca aveva si attaccava nel bar a notte. O prato diceva a messa, chi non marcellava una rete, non aveva fatto neanche le cose giuste. Ma invece non fa tutti quanti, sono stati nel bar, non so cosa per dire. Qualche festa in particolare che l'ha lasciato qualche ricordo? 1984. La San Lucilla, Piazza Libertà. Continuiamo con Antonio Forgini e Beccato. Lo stesso era per prima classe, sempre per prima classe. Comunque la prima volta che ho fatto la San Lucilla e gli ho fatto direttamente la Caparossa. E fu una bella festa. Comunque ho detto una cosa importante. Tutti i paranzani non l'hanno malamente, non c'è una mia nata. E tutto il paranzano non l'hanno più. E tutto che voi per sempre adesso, tutto un nuovo complesso. La musica a Paolo, cantando poi, il microfono buono e la cucina buona. Allora è la paranza buona. Allora si sono lasciati tutto quasi buono. Ma se c'è per una cosa malamente, è un po' buono, un po' più specialmente se c'è per un cibo malamente. Quali sono stati i momenti invece più belli nel rapporto con la festa dei Cigli? Non soltanto come paranzano, ma in generale, le cose più belle della festa dei Cigli che vi hanno colpito. Ma adesso per me è sempre bella la festa di Cigli, pure un po' che sono cambiato l'epoca, perché prima giorno per me, fraulino, buttavo un Cigli con un sistema. Poi Giacomino Visciolo, più Visciolo Giacomino Citrullo, la Semiera Leone, è nato in una tempia, che si comincia a buttare un Cigli, è nata a manetta. Poi mo, l'epoca è morta, io non ballavo un Cigli coppia di spalle, ma so ballo un Cigli coppia di spalle. E ci fa 10 girate, 15 girate, noi l'epoca nostra l'abbiamo mai fatto, fa solo la girata quasi. Ah, però il punto principale, pensavo, e portava la festa a tempo, il bagliolino, il sistemale, tutto quanto così. Comunque un anno che io si era smesso la rete, allora era smesso il cicciotto della parte, e poi gli ho preso la pipa, e ci era smesso,
siamo rispettati sempre. Se mi permettete che stanno scendo di nuovo con il professor Amico, certo, ma se che c'ha la fiscita, erano quelle una parola poco pignata. Comunque San Palermo per le scelte, scendete, non assaggi, che sta facendo un salvatore. Comunque c'è stata cacciata, era bellissimo. E poi per me è stato un anno per la cosa del nascito buono. Ma scale le palle forte e veloce. La canzone di Ucina era tre anni che lui portava la prima scissica, però. Questa Ucina forte e veloce, ma arrivava manca a scena basso può farci. Comunque, quell'anno fu, comunque può paranzare, l'anno più brutto la vita, insomma, quando io Ucina con un di buone camera, non sapevo la vita, come vado a parlare. Nonostante i ossali, nonostante alcune cose sono cambiate, sì. Da prima in mo' la festa resta uguale, resta no, bella. È sempre bella. Noi io ero cominciato a portare avanti, la settimana prima non dormi. Poi io vengo ad essere tutto al mano. E non ce la faccio stare all'estero. Ma la vostra capitava a volte che stava no. Che screzio. Ci sono rispettato. Insomma, la parola è qualcuno per partire poco, ma lo vengo giù, lo mandava giù, giù. Ogni minuto io rispetto tra paranzare e paranzare. E poi l'altra cosa, qualche volta sempre l'uscita nella paranza è nata, mi chiede tanto un po', ogni paranza ci mantiene lontano. Non rimo fastidio, può fare la festa, voi invece no. Quindi il vostro rapporto con gli altri paranzari è sempre stato buono, sia di nonna che di fuori. Sempre bello, no? Sempre uguale. Anche fuori paese è durato bene. Fuori paese vuole perciò serio, diciamo. Per esempio si va a bar nella festa, si va a bruciare nella festa. Poi però è stato un problema, che a me sembra prima diciamo che riuscivo prima lo paranzano, che qua facevi il cibo, poi ero costruttore il cibo, a carpenteria. E quando ero voglio fatto il cibo, ho fatto il cibo un po' qua, allora si sta sempre con un rapporto di amicizia, pure che fuori sera. Che cosa secondo voi invece si può recuperare della vecchia festa e la festa di oggi? Si può recuperare che sia la festa, così è detto. Ma è il tuo popolo che sta cagnando. Ma no, per esempio, non è che chi sta di sbagliando, no, che è l'epoca che sta cagnando. Noi prima non potevamo una femmina vicino al cibo. Oggi sta più femmina che uomo vicino al cibo. Allora la femmina che l'ha da ballare, pure la musica, non è che l'epoca sola, l'epoca che sta cagnando. Non è stato prima che stiamo quattro troppi, chi sta soffrendo. Se non avevo convinto persone un po' possibile, non stanno tre persone un po' possibile. Noi all'epoca che cagnando. Beh, loro, poi poi facevamo l'esercitato, un video che sono un po' possibile. Diciamo, un po' un giro prima di andare ci vediamo, onestamente, proprio in che qualche canzone vi è rimasta particolarmente, vi ha colpito qualche canzone in particolare, qualche alzato, qualcosa che vi è rimasta più in cuore di altri? Allora perché guardiamo anche lui. Certo. Non ricordo che sai la vita che cantava per canzone, ma non lo ricordo. Io non si capisce che no. Oggi, per voi, cos'è la festa di Gigi? Sempre bene. Sempre uguale? Sempre uguale. Cioè, ci sarebbe che chiamiamo. È sempre l'uomo. Ma non parlo di fare quei sacrifici enormi per fare però. Per lo stanno facendo i sacrifici enormi per fare però. Ma lo stesso fanno i sacrifici enormi. Poi una cosa bella, per esempio, dopo un po' di circuitare, chi non ci stia? Suono Barbì e Fraulino. Due paranze belle enormi. Poi presto scelte, cioè... La semina di loro c'è come dici tu, perché ero un po' di fazzoletto. Poi c'è stato l'epoca, per esempio, l'inghese, Cassanina, Amiglia. Però non è che mi tutto l'anno era bello, buono. Sono stati gli anni, purtroppo, tutte meglio paranze. Hanno l'epoca che è tutto quello che è. Pure io, ci sono stati gli anni che ci ho fatto bella festa, non è che ci ho fatto quello che è. Però io non mi arrivo. Ma rubava festa, ma non gli ho pure, ma rubava, cioè, ci capiva essere... Mi farà di costiuleggio così. Ma lei ha mai portato la barca? Come? Fino a più ballerà, perché io portavo la barca. Ma non divertimento là, perché qua fui io. No, 1985. 1984 facevo una bella festa a Roma. Con un lino cubino. Allora, ma vorrei che si lavava, perché la barca? Perché la barca? Perché era loro. E portava. Ma io fino a più ballerà, la vita mi paranzava. Ma era un divertimento per me enorme, anche fuori blu, ci sono anche i greci. Bello, ora mi ha detto, la mia lirica vuole andare anche a questa parte. Nella
la festa invece dell'ultimo anno, quella passata, la festa interrotta, sospesa, che cosa vi ha lasciato? È una ferita aperta secondo voi? È una cosa infinita? Sì, per Barresi, sì, per Olano, è stata una cosa che non si aveva permesso, non aveva nascito, fatto loro. La gente, ripeto, disse ormai non sa che è successo, per quale motivo è successo. Però comunque la colpa è chi ha fatto nascere questa cosa. Non sa chi è. Però non la colpa è chi ha fatto nascere questa cosa. Perché non si aveva nascere, perché lui oggi è un po' sono lui. Ma una cosa buona venire, la gente, ma io non ci manca i figli, mi manca moglie. Io mi chiamo ci devo fare, sono chiamato la cazzo, ma io faceva la luce. Sono poi capito molto. E mi succede sempre qui. Allora quando io faccio qua spesso me faceva la luce, sono poi capito molto. E mi ha aiutato sempre, mi diceva la verità, perché io sto sempre un freddo così. Ma lo so. Alla fine degli anni Ottanta siete stato protagonista di una trasmissione famosa su Radio.0 a Nola, dove erano presenti, oltre a lei, Gino Barone, Mario Patanella, Alfonso Zuffazzi. Si ricorda qualcosa in particolare di quella trasmissione, che se la ricorda? Mario Patanella e Zuffazzi, certo, che potrei riuscire in canzone a Nola Gino Barone. Gino Barone. L'unico che potrei riuscire in canzone a Nola è Gino Barone. E Zuffazzi mi ricordo bene, Zuffazzi. E dietro lui, a Paro Stassato di San Paolo, di Coppa che ci scala la terra, lì non c'è. Eh sì, era la serie di Radio.0. Abbiamo visto che anche qui in casa il ricordo della questua del calzolaio di 2013, dell'amico Peppe Aracciotta. Vuole mandare un saluto a Peppe? Grazie, sono grazie, grazie. Sono andato a San Paolo, che c'è la casa, sono bello, contento, felice, che ti farò una bella festa. Peppa Caciotto è stato uno della festa del Cile, perché tu non eri un uomo, sì, un uomo morino, non potevo fare la cosa. Che hanno superato un altro, e ci sono fatti i sacrifici per fare avanti. E ci sono fatti i sacrifici per fare avanti. E tu San Paolo è andato a Bellurice e andato a fare la festa. Insomma, San Paolo è andato a loro. Grazie mille, Gaetano. Ringraziamo l'Accademia, a noi dell'Accademia, a noi dell'amico Gigino Barone. Ringrazio la tua disponibilità e ti invia tanti saluti, spero di vederti presto sui nostri specchi. Grazie mille. Cacciati se tutta vita mia, io senza te non cambano minuto, è una passione.